E salve a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi andiamo alla ricerca di un lago, e un lago che non ho mai visitato, eppure ci sono spassato sempre molto vicino, anche a piedi. Oggi vediamo se lo trovo però, A volte parcheggiare 5 metri non è facilissimo, però come vedete i parcheggi sono lunghi 6 metri, quindi va bene, dai. Abbiamo pagato, adesso ci dirigiamo verso il lago di Kauma, lago dove sono stato più volte, voi lo sapete, e poi andiamo a cercare l'altro lago, che non ho mai trovato, non ho mai raggiunto. E su sta neve sto scivolando, vado a cambiare le scarpe. Comodo avere sempre le scarpe dietro, queste perché sono un po' finite, ma come sapete le Salomon sono famose per consumarsi velocemente. E andiamo. Domenica 2 dicembre, c'è un sacco di persone a spasso, anche perché è caldo ragazzi, saranno 8 gradi, è veramente caldo, non dovrebbe essere caldo così. A me questo posto piace veramente tanto, è un bosco meraviglioso, è uno dei primi posti che ho visitato quando sono venuto in Svizzera, poi è un posto abbastanza famoso perché Flims, insomma, è un paese molto famoso, molto conosciuto per sciare, e il Kaumase o il lago di Kauma anche abbastanza conosciuto, dai. Continuo un po' a scivolare, anche queste scarpe non sono proprio adatte per la neve, per questa neve che è un po' un fango schifoso, mezzo ghiacciato, mezzo sciolto. E da qui già si può vedere il lago di Kauma, è ghiacciato, molto bello, molto bello, che spettacolo, bello, laggiù non è ghiacciato, qui c'è anche questa sorta di ascensore. Però penso che al momento non funziona, ma poi pensando sempre alla mia panza è meglio che cammino. Mi voglio assolutamente comprare i ramponcini, perché qui i ramponi non servono, sono troppo. Però i ramponcini non sarebbero male. E guardate, allora l'hai già segnalato, Krestase a destra. Però prima voglio fare un giro al Kaumase, quindi scendiamo. La possibilità per mettersi seduti. Qui praticamente si cammina sul ghiaccio, quindi si aprono le scommesse se riuscirò a tornare alla macchina senza essere mai caduto. Vedo che la gente cammina, però cavolo, è proprio scivoloso. E ci sono dei bellissimi cagnolini. È bello, eh? E siamo arrivati al lago di Kauma. La neve è un pochino più alta, a parte che anche questa è ghiacciata, quindi non è neve morbida. Però almeno non si scivola. Non so la gente come fa a averci coraggio a andare sul ghiaccio, e comunque non può essere grosso. Guardate laggiù. No, io non lo farei. L'ultima volta che ho fatto il giro del lago, la parte quella là è veramente pericolosa, perché ci batte sempre l'ombra, cioè non ci batte mai il sole, è una lastra di ghiaccio, è pericolosissimo, non lo farei mai più con i ramponi forse. Ora abbiamo raggiunto il lago di Kauma, andiamo a cercare il lago di Cresta, che non ho mai visto veramente, però so che c'è, è più piccolo, però c'è addirittura chi dice che è anche più bello. Oggi una giornata meravigliosa, è un po' velato il cielo, però non completamente. Non dovrebbe servire che risalgo per arrivare al lago di Cresta, perché anche da qui si dovrebbe passare, ma vediamo. Come non detto, qui il Krestase non è più segnato, bisogna che guardo nell'applicazione, dai. E scopro con dispiacere che il lago di Cresta è anche abbastanza distante da qui, ecco perché non l'ho mai incontrato, non ci sono mai andato. E quindi niente, devo ritornare su e mi devo anche sbrigare, perché non è che sono le 10 della mattina, è anche abbastanza tardi. Bagni pubblici ovunque, ecco, resta solo che mi metta a parlare dei tombini. E eccoci qua, adesso prendiamo a destra
vediamo se troviamo il lago. E poi andiamo a destra, senza cadere, che anche qui si scivola. Comincia ad essere un po' troppo impegnativo per me. Cioè, questo è ghiaccio, è proprio ghiaccio. Cammino che sembra che c'ha con l'ova. Però sembra che siamo sulla strada giusta. Crestasi. Punta la Reisca sembra un luogo in Spagna, un luogo del Cammino di Santiago. In genere in questo periodo qui è tutto bianco e c'è tanta neve. Ora da nevicare da 3 settimane credo, e negli ultimi giorni c'è stato veramente un tempo bello, bellissimo, una temperatura molto elevata come oggi, e quindi c'è un posto schifo. Però in genere questo è veramente un posto fantastico, una natura veramente meravigliosa. Si trovano questi cartelli dove viene spiegato gli animali della foresta, in questo caso la volpe. Verso sinistra. Comunque sono sicuro che qui ci sono passato almeno 3-4 volte nei miei giri, nei miei vari giri. Mi ricordo benissimo questo cartello che per far camminare le persone sulla destra, mentre chi ha gli sci, chi fa sci di fondo, è a sinistra. E anche qui la neve non è nevosa, ma è abbastanza dura, però già un po' meglio si cammina. C'è il tasso, che noi chiameremo zero. Sì, io qui ci sono stato l'anno scorso, e c'è anche in video. Che era tardi, sono dovuto tornare indietro, ho camminato nella neve alta. Sì, mi ricordo. E anche quel giorno non ho trovato il lago. Allora, qui non ci posso passare perché è per chi fa sci di fondo, però qui sì. Ora, i cartelli del lago di Cresta sono spariti, io però seguo questi bastoni, il sentiero pedonale, vediamo dove mi porta, sicuramente al paese, ma il lago di Cresta dovrebbe essere lì vicino, o verso qua, no, non credo. Allora, in linea d'aria dovrebbe essere da quella zona a 1 chilometro di distanza, capite bene che non posso via dritto per dritto lì, magari fossi in cinghiale sì, ma vedete c'è la pista che fa sci di fondo. Ovunque, magari è una cosa che proverò quest'inverno, eh. Scià no, proprio non mi interessa. Sci di fondo però potrebbe piacermi. Laggiù c'è gente, quindi c'è un sentiero che porta giù. Forse quello devo prendere, forse. Vediamo. Ah, guardate carino. Fa vedere come sono gli impronti. Il cervo, il cerbiatto, la volpe, il cane, il gatto, Wildkatz è il gatto selvatico. Mardar è il furetto, una cosa del genere, comunque un roditore, il coniglio e il Dax è il tasso di prima. Carino, eh? Sì? Non mi ammazzo. E qui ancora non ci sono passato mai, è la prima volta che faccio questa strada, nel bene e nel male, non lo so se sto andando nella direzione giusta, in teoria sto andando nella direzione sbagliata, però a volte bisogna fare un passo indietro per poterle fare due in avanti, no? E qui a Flims il marito di una mia collega ha una fattoria, hanno le mucche, e d'estate la portano lassù a brucare l'erba in montagna, e per qualche capo, per qualche mucca più vecchia, utilizzano un ascensore. Mi ha mandato anche una foto, se la trovo ve la metto nel video. Veramente una cosa particolare, non l'avevo mai visto. E lassù penso che stanno bene, eh. Bella sta passeggiata, ma ho la sensazione che oggi farò un passo indietro e altri due indietro, perché non credo che andremo a vedere quel lago. Continuiamo a camminare verso il paese. In lontananza vedo dei cartelli, vediamo cosa dicono. C'è anche una bella ragazza, però sorvoliamo una bella ragazza. Magari invece ce la facciamo, perché noi veniamo da lì e dobbiamo andare là, perché è segnato Crestasi. Figata, in più c'è quel posto spagnolo del Cammino di Santiago. Andiamo, e sembra anche che ci sia poco ghiaccio. Caumasé un'ora, ma mica ci abbiamo messo un'ora per arrivare qua. Comunque, Crestasi 25 minuti. Di nuovo a sinistra. C'è ghiaccio? Sì, appena arrivo a casa compro i rampuncini. Così c'è gusto, veramente c'è bisogno di paura di cascare ogni passo che si fa. E invece dove non c'è ghiaccio si cammina veramente bene, ne potrei fare 120 di chilometri. Guardate carino un fienile. Ci sono queste casine di legno. Che non mi ammazzo. Almeno capisco il perché non l'ho mai trovato, è molto molto in basso. Io andavo proprio da una parte sbagliata. Ma ancora non lo vedo. C'è anche una casa.
c'è un ristorante sotto, è chiuso però. Dove andiamo? Il Kaumas è adesso 1:40, sì, ma fatela finita. Il Cresta è a sinistra. Ah no, siamo qua arrivati allora. Ah, wow. Vabbè, ma non è piccolo, ma io pensavo che era più piccolo. C'è una stazione per caricare le biciclette elettriche. Vediamo, dai, vediamo. Curiosissimo. Bagni pubblici, dai, quasi quasi. Ma può fare che è più grande? Ah, c'ho sto dubbio. Vabbè, è comunque una pozza, però... Dai cavolo che è proprio bello. Mi piace, molto. Piccolino, però è tutto un pezzo. Bello. In parte ghiacciato. Mi piace, molto. Allora, una fotina per Instagram l'abbiamo fatta. Se non sapete qual è il mio Instagram, ve lo metto qui o anche nella descrizione del video. Dateci un'occhiata perché pubblico tante foto dei miei viaggi, delle mie avventure e disavventure, e posto anche parecchie storie. Facciamo un giro del lago, dai, che tanto ci vorrà 20 minuti a farlo. Boh, mi sa che ci allontaniamo un po' troppo dal lago, però teoria è questo. E siamo pure saliti un po', che non è un male, col fatto che quando si sale poi si scende. Ma allora c'è una strada che porta al lago di Kauma. Questa è una strada che porta a Flims, però adesso non si può percorrere perché è per i sciatori. Da qui siamo venuti e qui segna Kauma, sì. Quindi c'è a destra una strada, oh, l'ho da trovare. Ma allora questo non è il giro del lago. Ah ah! Vuoi fare col padellato la stradina che porta a sinistra per fare il giro del lago? Vabbè, adesso ci siamo, continuiamo per Kauma, sì. Oh no! Mica per niente, giusto per poter andare al bagno. Ma potevo pure riandare via. Però credo... Dai, proviamo, tanto mica se potremo perdere. E no, niente, devo tornare indietro, ho sbagliato strada. Qui addirittura sono arrivato a un parcheggio. E devo aver padellato la stradina, il sentiero, per fare il giro del lago. Che sola. Vabbè, è una cosa che mi capita abbastanza spesso, a dire la verità. Arri su. Controllando sull'applicazione, comunque anche continuando dritto, sarei potuto arrivare al lago di Kauma e la piattaforma, quel bel vedere che conoscete dagli altri video. Però voglio passare a piedi all'interno del paese Flims, quindi torno al Crestasi. Vedete il tizio che corre? Mi dicevo, no, ma io non ne faccio manca sta dritto qui che mi ammazzo ogni passo, invece quello ci corre sul ghiaccio, ma aveva delle spike, aveva dei ramponcini nelle scarpe e veniva su molto bene, quindi sì, penso che sia un acquisto sensato, costano, mi sa, su Amazon una quarantina d'euro. E quindi il sentiero che non ho visto credo che sia stato proprio questo, per fare il giro del lago, che adesso però non facciamo più, che voglio tornare alla macchina. Che bello angoletto però, voglio fare pure una foto con la Sony, visto che me la sto a portare dietro senza usarla. E per poter fare il bagno in questo lago bisogna pagare l'ingresso, cioè bisogna pagare se si vuole entrare nell'acqua, come il lago di Kauma, però il lago di Kauma c'è recintato, quindi d'estate si paga proprio il biglietto per entrare, diciamo, sulla spiaggia, sulla riva del lago. È fighissimo vedere quest'acqua chiara, limpida, che dà sul verde, una cosa che si vede anche nei fiumi. Che figata. Andate lì a fare un'altra futina. Mi è piaciuto sto lago, proprio bello. Se siete in zona, qui ci dovete venire. Sia d'inverno che d'estate, perché d'inverno comunque le passeggiate si fanno perché i sentieri sono trattati, sono lavorati, sono sistemati. E anche d'estate è bellissimo. E si torna, ma io non credo che ci voglia tutto questo tempo. Cerco di arrivare a Flimsdorf. Avete notato l'autovelox? Guarda, ve lo metto in sovraimpressione che è messo proprio nel punto dove si può prendere la multa più alta, cioè nella zona dove si dovrebbe andare a 30. E ho sudato, una bella salitella, eh. Il sole è andato via, comincia a farsi anche un po' freddino. Ma credo che vado direttamente verso la macchina, cioè Flims Waldhaus invece che Flimsdorf. Comincia a farsi freddino. Oggi i miei metri di dislivello l'ho fatti, anche i miei chilometri. Ok, quasi arrivati. E siamo arrivati. Oh, sono stanco. Ho camminato per 4 ore, però su, giù, insomma, via, alla fine l'ho sentito. Sono anche un po' fuori forma, che ormai è un po' che non cammino veramente. Bisogna che si riprende.